Buongiorno, buongiorno, ben trovato a Chef Ferio, il mio chef gigante e buono, il suo spazio del Cucinando con MD Chef. Stava mangiando, buongiorno. Ecco le prove. Ecco le prove. Perché lui mi vizia, mi coccola. Una bruschettina e nel frattempo della pubblicità ha detto Mario mangia, io l'ho mangiata, mi dico la verità, volevo assaggiare anche l'altra. Ecco, eccola qui. Il peccato di gola. Buongiorno, allora, siamo pronti anche oggi per gustarci sicuramente la fettina, la bruschettina di pane. La bruschettina quindi si vuole, ma alla fine si vuole. Ma no, alla fine. Quindi ci sarà nella ricetta di oggi. Allora, chef, scopriamo insieme quale sarà la ricetta che oggi hai ideato per il nostro pubblico di Mattina 9. Scopriamolo insieme. Vediamo. Prepareremo hamburger alla pizzaiola e ci vorranno per preparare questa ricetta 4 hamburger, ovviamente facciamo riferimento a 4 persone, altrimenti aumentate le dosi, 4 fette di pane di grano duro, ovvero la bruschetta che ho assaggiato io prima, poi 150 g di salsa di pomodoro, 8 filetti di acciuga sott'olio, una mozzarella, mezzo spicchio di aglio, poi del basilico, dell'origano, dell'olio extravergine di oliva, del prezzemolo, del sale, del pepe e poi chissà quale altro aroma Chef Ferio in itinere aggiungerà. Chef, oggi ci manteniamo buona con buona pane fresco. Mamma mia. Allora, guarda, noi abbiamo scelto un hamburger di manzo oggi. La qualità della carne ovviamente la fa da padrona. Logicamente possiamo scegliere. Più buona è la qualità, quello che vogliamo. Più buono diviene l'hamburger. E noi vi consigliamo. Quello di pollo, quello di vitello, quello che volete. Cosa consigliamo allo chef? Oggi quella di manzo. Di manzo e ovviamente noi l'abbiamo comperata al supermercato di MD. Siamo andati ovviamente dal repartista di competenza, ci ha ovviamente a Chef Ferio ha consigliato quello. Ha consigliato, bravo, ha detto bene. Oggi sì, oggi ha sei stato consigliato. Tu. E quindi noi vi auguriamo una buona spesa nei supermercati di MD per comprare la carne, per comprare anche il pesce, per comprare gli aromi, tutti quegli aromi tutto che ci occorrono che e che dobbiamo riempire in dispensa. E poi ovviamente abbiamo comprato anche la mozzarella. Insomma, scoliamo tutti i prodotti da MD, buona spesa nei supermercati di MD. Allora, ma quando voi preparate l'hamburger pubblico di Mattina 9, inserite la mozzarella, la salsa di pomodoro? No, io per le acciughe, che c'entrano? Le acciughe, cosa c'entrano? Infatti, io quando dico hamburger, per me semplicemente l'hamburger lo fai grigliare, un po' di insalatina e basta. Invece no. Chef Ferio, l'hamburger si diventa un secondo piatto molto molto poetico e sublime. Come. Allora guarda, io ho scelto polpa di sublimiamoci pomodoro. Ho scelto la polpa di pomodoro. Polpa. Io ho inserito anche uno spicchietto d'aglio. Olio extravergine di oliva. Sì. E aglio. Gli vogliamo mettere un po' di peperoncino, sì. Ah, questa settimana col peperoncino ci stai dando proprio dentro. Anche perché il ma com'è questa cosa afrodisiaca, chef? Dai, ci vuole. Qualcosa con questo a casa? Tempo un po'. No, assolutamente. Tutto bene a casa? Tutto benissimo, tutto procede per meglio. Guarda, allora, incominciamo a fare la classica salsa alla pizzaiola. Quindi, fondo di aglio. Io amo la polpa di pomodoro, perché scappi? Lo sai perché, chef? Gli aggiungiamo l'origano. L'origano, quindi come se fosse proprio la salsa alla pizzaiola. La pizzaiola a tutti gli effetti. Sale. E il sugo borbotta. E il pepe. Salutiamo anche la nostra regista Giada De Gregorio. Perfetto, guarda. Grazie a lei. Vi diamo l'idea di come deve venire fuori il piatto, la ricetta. E intanto nel vedere si impara di più, chef. E intanto sto facendo le bruschette. Borbotta, guardate come borbotta il sugo. Aspetta, chef. Stai zitto. Sentite, mi piace questo rumore che friccica tutto quanto. Poi, scusami. Vai. No, anzi. Stavo facendo le bruschette che tu hai mangiato. Che bella immagine. Guarda, poi mi viene voglia di mangiarlo, guardando dalla TV. Sì. Padella antiaderente. Mettiamo questa più avanti e vediamo un po' d'olio sull'hamburger. Chef, perdonami, facciamo un passo indietro. Vai, tesoro. Io non mi ricordo perché poi mi ero soffermata sulla tua vita personale, no? e quindi il peperoncino, quando è che l'abbiamo inserito? Quando abbiamo soffritto l'aglio. E poi dopo abbiamo inserito la polpa? Brava. Ok. Come si fa sempre. Vabbè, magari tu alle volte dici solamente per lasciare il sapore, solamente così. Allora, guarda, con l'aglio rimanente, vai, vado a insaporire la bruschetta, vedi? A me era senza aglio però, chef. A te era senza aglio, però sì. Meglio così per il momento. Infatti, hai fatto meglio. Ho fatto bene. Guarda, un po' di peperoncino. Anche, guardiamo.
Gli diamo anche quel colore un po', rosso. Questa qua andiamo a preparare un po' di decorazione per il piatto, mentre l'hamburger e il sughetto cuoce. Mi mancano le tue decorazioni, chef. Oggi molto semplice, guarda. Facciamo una semplice bruschettina. Che un po' rimanda anche ai nostri sapori tipici, no? Sicuramente. Quelli tipici partenopei. E gli mettiamo l'acciughina. Non so se l'acciuga mi piace, chef. È buona. Non lo so. Guarda, abbiamo fatto perché abbiamo il basilico e la mozzarella che è dolce. E poi c'è questa acciughetta che è un po', questo sapore è quello, un po' contrastante. È quello, l'acidità dell'acciughetta. A voi piace l'acciughetta? Ritenete opportuno inserirla? Ma ci vuole, perché? Al di là delle telecamere mi dicono di sì, ci vuole. Per voi ci vuole? Allora fatecelo sapere sulla nostra pagina di Facebook di Mattina 9 se l'acciuga è di vostro gradimento, vi aggrada. Oppure anche a redazione mattina9@gmail.com, tanti messaggi che ci inviate anche per complimentarvi con il nostro chef di casa oramai. La cucina, lo spazio Cucinando con MD oramai appartiene a Chef Ferio. A Chef Ferio. Allora, notiamo... E quindi prego gentilmente la regia di mostrarlo. Abbiamo inserito a strati... Esatto, basilico, mozzarella... filetto di acciuga, pomodoro, un po' di polpa, pomodoro a crudo. A crudo, chef! Sì, sì. Grazie, regia. A crudo! Così esaltiamo il gusto del pomodoro. Ma a crudo? Sì, sì. Va bene? Sì, perché la bruschetta tu la mangi a crudo. Però in questo caso è polpa di pomodoro. È uguale. È uguale. È pomodoro, comunque. Ok. E poi è bella fredda, capito? Ma ti faccio, la riscaldo io. Ok. C'è il peperoncino che la riscalda. Guarda, allora, la cottura dell'hamburger... bravo, ti chiedo gentilmente questa cosa. In questo caso io la farei un po' più andante, cioè? Più cotta. Più cotta, perché? Okay? Perché mi dà fastidio il sangue che fuoriesce con il sugo di pomodoro. Gusto personale. Se lo dice a qualcuno che faccio il cuoco, mi piglia per pazzo. No, secondo me... Però io devo dare consigli e invece io per fare una bella figura a casa, no? Infatti io sono quindi d'accordissimo su quello che tu stai dicendo. Le regole le lasciamo un poco stare, no? Ogni tanto. Anche perché le regole sono fatte per essere, o no? Vabbè, le regole tue, queste sono regole tue, di casa tua, ma e quindi per chi le vuol cucina seguire non ti esistono segue. Regole, non esistono regole. Seguite sempre la passione e il cuore. Chef, noi abbiamo inserito anche un po' di olio sulla carne, per l'effetto brasatura. In che modo, vuol dire effetto brasatura? Allora, la carne contiene acqua, quantità di acqua, quindi a contatto con il calore può arrivare a una temperatura massima di 100 gradi centigradi, quindi l'acqua evapora e abbiamo una carne stufata. Mentre l'olio è un ottimo conduttore di calore, quindi aumenta la temperatura, quindi effetto brasatura, vedi che non avresti con... Mi piace questo effetto brasatura. L'olio si mette perché è un ottimo conduttore di calore. Basta. Allora abbiamo... Poco, un filo, senza esagerare, altrimenti la facciamo fritta. Gentilmente, come hai fatto tu con... Dobbiamo solo strofinarla. Accarezzare, esatto. Proprio giusto un tocco leggero di olio, perfetto. Così come ha preparato prima il chef Ferio. Allora, intanto... Piano piano, se vogliamo anticipare la cottura, gli mettiamo... E però poi viene l'effetto stufato, come dicevi tu, che a te non piace. Per i bambini, ecco, meglio così, sì. Per i bambini. Anche allora, se quindi andiamo veloce. L'unica diversità... Un piatto sicuramente semplice da preparare, però la pazienza di utilizzare due tegami e quindi di realizzare comunque due cotture diverse. Ma guarda, volendo possiamo cuocere anche prima l'hamburger nello stesso tegame e fare... No, chef, è più semplice, no, è cascata la bruschetta. No, è cascata la bruschetta? Perfetto. Allora, intanto, guarda, sicuramente pronti, l'hamburger e comunque anche le carni nel loro genere, parlo comunque della carne arrostita, sì. È una pietanza che tu usualmente riesci ben a preparare al tuo ristorante mangiando sul serio poi, che si trova a Nola. Poi se riusciamo ad accendere la fornacella. Lo faremo? Qua no, non lo so. No. Però ci manderanno i pompieri. La fornacella, al ristorante Mangiando sul Serio, che si trova a due passi a Vulcano Buono, ci sta. Quindi potete assaporare la carne buona di Chef Ferio, ma soprattutto la cottura ideale, perché poi è facile sicuramente comprarla da MD, però è difficile cuocerla. Quindi se avete difficoltà nella cottura e volete sedervi, accomodarvi e gustarvi le leccornie del ristorante di Chef Ferio che si trova a Nola, basta andare appunto a recarsi da lui. È ancora più bello sarebbe fare l'hamburger a casa, farla con i bimbi, comprare un po' di carne trita, preparare, sì. Preparare con lo stampino, l'hamburger. Farle a cuoricino, a rombo, a quadrato,
Dai, non ci vuole nulla. Non dai, ci vuole nulla, dai, solo dai, la pazienza, pazienza, pazienza. Un poi po' c'è di chi... tempo. Cioè, tempo non ce ne vuole, guarda. Basta solo avere gli ingredienti. Però no, su questa cosa devi essere sincero, non prendiamoci in giro. Per la cucina ci vuole il tempo, la passione e soprattutto l'amore. Ma si possono realizzare tantissime altre cose. Sicuramente il miglior tempo, buono. Anche non avendo tempo. Però vuoi mettere un piatto cucinato con amore, con la pazienza? Ma noi siamo la dimostrazione che... in 5 minuti, in 10 minuti è riusciamo vero. A realizzare piatti completi, ecco, pasti completi che vanno bene per i grandi, per i piccini, per i nonni. Questo sì, però comunque c'è la dimostrazione che in realtà ci vuole comunque quella piccola cura e accortezza. Ci vuole solo il pensiero di amore cucinare per qualcuno. Sempre, noi quest'oggi sempre, stiamo cucinando sempre, per sempre, voi, in realtà sempre. Oggi questa hamburger non so chi Ferio lo cucina prenderà, per voi, cucina, lo dedica tutti i giorni le ricette, lo fa con amore e quindi siete voi i destinatari principali delle ricette ideate da Chef Ferio oggi tutti i giorni. Torno a quest'ora su Battita 9. Oggi questa la conservo a Vittorio, dai. Vittorio è il nostro caporedattore, Vittorio Marotta. Colui che mette in moto. È vero, ci mette in moto tutti quanti, ci mette in riga, ci disciplina. No, Rosaria ci mette in riga. Rosaria ci mette in riga, Vittorio ci mette in moto. Nella teoria Vittorio, nella pratica Rosaria, diciamo così, c'è sempre il braccio, la mente, una squadra, un team, il nostro team, quello di Mattina 9. Sì, io quando vengo qua sembra di tornare a scuola, La parte più bella però, dovete sapere, è proprio questa qui, la parte finale, la conclusiva di ogni giorno, perché Chef Ferio ci coccola sempre e noi siamo contenti di vederlo arrivare tutti i giorni con la spesa di MD, perché chiediamo chiunque, il primo che incontra Chef Ferio, oggi cosa ci prepari? Chef Ferio, cosa c'è di buono oggi? Allora, guarda. E tutte le volte non dimentico mai di ripeterlo, di ribadirlo, tutte le volte è buono, è un piatto buono, nelle sue diversità, nelle sue novità ha una bontà e una unicità, non è vero chef? Allora, la unicità è anche di un hamburger, pensate un po', un hamburger. Non saliamo l'hamburger, procediamo in questo, guarda, basilico, mozzarella. Sempre l'incontro del freddo col caldo, questa ma è diventerà filosofia. Caldo, te l'ho detto, guarda. Insomma, la mozzarella non è che deve filare, deve essere proprio così. Fra poco filerà. Però deve filare naturalmente. Il calore dell'hamburger sotto. È in un letto, abbiamo infoderato e poi l'hamburger. La chicchetta finale. Cioè, la mozzarella l'abbiamo infoderato. C'è ancora ancora l'acciughina? Sì. L'acciughina non mi convince. Ma fidati. Mi fido? Io mi fido la sempre devi assaggiare. Di te. Che bel piatto, chef. Grazie, Giada. Mi fai sapere. Che stupenda questa immagine. Ti assicuro che i telespettatori adesso sono vicino al TV e dicono un poco a me. Sicuramente qualche bambino, mamma, me lo prepari. Preparatelo nelle vostre case, fateci sapere se vi piace questo piatto di oggi, questo incontro con il pomodoro, la carne, la mozzarella, l'acciughina, il basilico, la bruschetta di pane fresco che comunque ha la sua parte, la sua fetta, ecco, è proprio la sua fetta. La sua fetta importante. Guarda qua. Bellissimo. Abbiamo fatto piatto che cosa? Cioè, unico. Allora, formaggio abbiamo consigliato il mix grattugiato. Formaggio mix grattugiato o grana grattugiata. Signori, c'è un profumo. Piatto completo, completissimo. No, la pioggia... E dopo da dover anche col pane fresco. Intingere la scarpetta che azzuppare, si deve fare. Azzuppare. A scarpetta la dobbiamo fare. Tutti quanti a pasta scarpetta. Chef, che cos'è una pioggia di origano? Origano. Allora, basta. Non posso più parlare, le immagini parlano da sole. Grazie Chef Ferio, ci ritroviamo grazie domani. Grazie a voi, un bacio. Complimenti. Un bacio a te. Do un bacio a lui per voi. Grazie, lo so bellissimo. Perché è bravissimo. Grazie Chef. Grazie a voi. Allora, io ti saluto e raggiungo te Claudio per i saluti.